Sono sei i nuovi maestri del lavoro ai quali il prefetto di Campobasso, Francesco Paolo Di Menna, ha consegnato concretamente le decorazioni della stela al merito del lavoro e i relativi brevetti. La prestigiosa onorificenza è stata consegnata alla presenza dei sindaci e dei rappresentanti delle amministrazioni dei comuni nei quali risiedono le persone insignite dell'ambito riconoscimento, ottenuto per le particolari benemerenze acquisite nel corso della loro attività lavorativa. I nuovi maestri sono Luigi Cantoro, residente a Termoli, impegnato nella Schindler, Nino Casciano di Agnone, dipendente di Poste Italiane, Mario Griguoli di Trivento, DN Distribuzione, e tre residenti a Campobasso, Carmelina Felice di Unipol Sai Assicurazioni, Salvatore Leonardo di Telecom Italia e Liberato Tamburo di Enel Distribuzione. Nel giorno dedicato alla festa del lavoro, dunque, un momento che premia il lavoro e le lunghe attività, il tutto in un contesto attuale dominato fortemente dalla crisi economica e dal precariato, all'indomani di un fortissimo allarme lavoro svelato dai dati raccolti dall'Istat, che hanno evidenziato una forte crescita della disoccupazione attraverso numeri incredibili che parlano della perdita netta in questi ultimi mesi di decine di migliaia di posti di lavoro e dell'aumento terribile della disoccupazione giovanile, che sta toccando di fatto in alcune regioni e nello stesso Molise il 50%. In pratica, per ogni giovane che lavora, anche da precario ed ha sfruttato, ce n'è un altro che neanche sa, suo malgrado, cos'è un lavoro, ed infatti neanche più lo cerca.